senatore Girotto, che è già raggiunto, grazie per aver accolto il nostro invito, e l'ingegnere Uggia. Questa serata è organizzata dal gruppo d'acquisto Antiquari Urbani, è un gruppo di acquisto fatto di famiglie, di volontari del comune di Sarego. E, come forse già sapete, a Sarego esiste un gruppo d'acquisto per approvvigionamento quotidiano di cibo e prodotti per la casa, ma anche un gruppo gas fotovoltaico che negli anni ha consentito a diverse famiglie di lavorare insieme per ottenere dei risultati per quanto riguarda il risparmio energetico e anche andare verso una svolta green. Questa serata è organizzata da questi due gruppi d'acquisto con il patrocinio del Comune di Sarego. E invito il sindaco Castiglione per un saluto. Grazie intanto a tutti e benvenuti. Una possibilità
possa essere fatta infinite volte e verso chiunque. Verso chiunque, non solo le banche, tant'è vero che ci sono molte assicurazioni, tante grandi imprese danno i crediti. Perché? Perché gli conviene. Perché voi darete loro un credito che vale 110 e loro ve lo pagheranno 100, 101, 102. Con i crediti ha già dichiarato che pagherà 102 i privati e pagherà 100 le imprese. Quindi questa è la prima grande novità. Abbiamo fatto in maniera che lo sconto immediato non pesi più sulle piccole imprese. Chi di voi è imprenditore ricorderà che qualche anno fa facendo uscire una prima versione dello sconto immediato che però venne assolutamente criticata, e direi parecchio da loro fare il DMI, perché lo sconto immediato andava a ricadere sull'impresa, perché l'impresa doveva tenersi lei il credito di imposta. Invece oggi come oggi l'impresa può immediatamente liberarsene cedendolo a chiunque. E ribadisco, questa cessione è illimitata, si può compiere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte e verso chiunque. Se vostro zio ha un'azienda o anche semplicemente guadagna bene, ha un reddito molto elevato e vuole comprarsi a lui, se lo può comprare. E ribadisco, comprerà un reddito che vale 5,10 e la negoziazione a quanto cedono, questa è libera, questa non è questa. La legge non fissa a quanto l'acquirente deve acquistare il credito. Però, come detto, con il credito ha già il suo foglio informativo già assolutamente pubblico, lo si può scaricare da internet. Intesa fa la stessa cosa, intesa paga 100. Il credito che vale 110 lo paga 100, non importa se siete privati o no. C'è un'altra lunga serie di banche che sta uscendo con le proprie dichiarazioni. A brevissimo io farò una diretta con Poste Italiane, che penso conosciate bene. Poste Italiane sta definendo la sua offerta e già ho già chiesto, quando l'avete definita la spieghiamo in diretta, la spiegheremo in diretta a tutti, questa maniera vedete anche Poste Italiane, ho fatto la stessa offerta anche a diverse altre banche, se voglio spiegare per lungo e per largo le condizioni. Però questa è la cosa essenziale, non ha importanza il vostro reddito, o meglio, ce l'ha solo se voi volete assolutamente portarvelo in equazione. Allora, è chiaro che a quel punto dovete avere reddito. Se fate un intervento di 100.000 euro, siccome il reddito si spalma in 5 anni, sapete che dovete avere capienza per 20.000 euro all'anno. Se ce l'avete, ve lo portate in equazione fiscale. E dopo i 5 anni avrete guadagnato 10.000 euro. Perché avete speso 100.000, il reddito fiscale sarà di 110. Sarà di 110, quindi per carità, chi di voi ha capienza fiscale, se lo tenga assolutamente, ci guadagna il 10% in 5 anni. Chi non ce l'ha, presumiamo che siano in tanti, lo cede immediatamente, i fornitori si stanno già organizzando, anche in questo caso, nelle prossime settimane io farò parecchie dirette con CNA, con Partigianato, con Lega delle Cooperative, con ANCE, con tanti soggetti che sono già organizzati. E per chi è scettico, vi dico questo, l'eco bonus 65% presumo che lo conosciate in tanti, non dico tutti, ma credo che in tanti non ne avete approfittato per cambiare le finestre, per cambiare la caldaia, per guardare l'intervento. Sapete, fino a un anno fa questo eco bonus che esiste da 12 anni, da 12 anni viene sempre bloccato, era 65%. Ecco, sappiate che CNA, Partigianato facevano interventi sui condomini anche con il vecchio eco bonus, che aveva dei vincoli molto più forti perché non si poteva accedere alle banche e si poteva fare al massimo 2 cessioni. Però anche con il vecchio eco bonus CNA e Confartigianato, di cui non più grosso conoscendo localmente, sono già assolutamente organizzati. Quindi quello che vorrei dire innanzitutto è che noi abbiamo aggiunto piatti al menù che c'era prima. Il menù che c'era prima prevedeva 65% di sconto o il 50% in determinate tipologie, non c'era lo sconto immediato se non per i condomini sopra i 100.000 euro e non si poteva dare il credito alle banche, era vietato. Noi abbiamo detto se voi migliorate di 2 classi dell'edificio, almeno che non vi troviate in classe A3,
poi ingegneri architetti ti confermeranno, che con un edificio in classe G è parecchio semplice, è relativamente semplice migliorare in due classi. Ovviamente man mano che ci saranno di classe è sempre più difficile, ma noi questa norma l'abbiamo pensata chiaramente per sistemare questa grande comprata di edifici, no? Stranamente sono dei buon approdi, sono dei buon approdi assolutamente con indici di consumo della i beneficiari che sono degli altri eletti, forse se volete li prendiamo l'elenco articolo 119, ma se siete qui penso che qualche articolo sui giornali avete letto, questa norma ha sollevato un vostro interesse, per cui credo che non ci sia nessun giornale, neanche l'Express, che non abbia parlato del super bonus, c'è due lì spiegando quali sono i beneficiari, ma soltanto comunque noi portiamo sopra. Dopodiché, velocemente, introduco anche il tema delle comunità energetiche, che la presentatrice ha un attimino glissato, ma parte anche la rivoluzione delle comunità energetiche, con una norma che è stata inserita 4 mesi fa. Per chi non lo conoscesse, le comunità energetiche sono la normalità. Peccato, però, che fino a 4 mesi fa questa normalità era vietata per legge. Voi direte, ma cos'è la normalità? La normalità è che un gruppo di persone, qui siamo in gas, per cui la cosa che è assolutamente comune, un gruppo qualsiasi di persone, che può essere anche una mescolanza a percentuali assolutamente libere, tra persone, vedete, normali, enti pubblici e imprese. Ovviamente imprese nel senso calzolaio, fabbrica di viti, non imprese che fanno energia. Non imprese di fare energia, tutte le altre 4 milioni e 400 mila imprese che sono in Italia possono in un mix assolutamente libero unirsi, costruire un impianto e l'energia di quell'impianto, guarda un po', condividerla nella comunità, produrla, stoccarla, condividerla e eventualmente rivendere l'eccedenza. Voi mi direte, ma è banale. Sì, è banale, peccato che fino a 4 mesi fa era vietato. Era vietato. Vi siete mai chiesti perché nessun condominio abbia il fotovoltaico sul tetto? Perché economicamente sarebbe stato un disastro. Perché il condominio poteva anche prima mettersi il fotovoltaico sul tetto, ma con quel fotovoltaico poteva alimentare esclusivamente le utenze comuni, cioè l'ascensore, le luci del manoscale, eventualmente qualche altra cosa assolutamente comune. Per legge non poteva dare energia ai singoli appartamenti. Noi abbiamo colmato questa lacuna. Voi direte, banale, sì, fino a 4 mesi fa, però era vietato, perché i governi precedenti, i parlamenti precedenti, evidentemente, pensavano che fosse normale vietare una cosa, che fosse normale vietare una cosa assolutamente normale. Quindi da martedì sarà possibile, diciamo, è già possibile far partire le comunità energetiche, diciamo che martedì avrete il dettaglio dell'incentivo esplicito che prenderà l'energia prodotta da queste comunità e autoconsumata all'interno delle comunità, perché martedì faremo una conferenza stampa con il ministro Patuanelli, che ha giurato sul sangue la pelle che tra oggi e lunedì pomeriggio firma il decreto. Mi ha già detto che organizza tutto, è organizzato gli interventi spediti e martedì facciamo una conferenza stampa appunto per dare i dettagli, appunto saranno circa 100 euro a megawattora di incentivo che verrà dato all'energia autoconsumata da queste comunità. Ora perché vi parlo anche delle comunità? Cioè che per esempio nei condomini, in tutti quei condomini molto facilmente potranno passare di due classi,
veicoli elettrici di produzione italiana con 100 euro di elettricità fatto 8.000 km. Se sapete dire quanti chilometri fate con 100 euro di benzina di gasolio, quindi ribadisco, potrete installare fotovoltaico, sistema di cumulo e anche appunto l'impianto di ricarica. In tutti i casi in cui fuggirete il 110%, ci sarà il 110% anche su questi impianti fotovoltaici. Per la precisione, il 110% fino a 20 kW. Dal 21 kW al 200 kW è il limite del 50%. Quindi questo per amore di trasparenza. Ma è tutto quanto già normato, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, ve lo sto solo spiegando. Quindi detto questo, questa è stata la genesi di questi interventi di cui abbiamo iniziato a occuparci 7 anni fa. Personalmente io feci il primo convegno sull'eco bonus, appunto fino a 6 mesi fa sono eco bonus, a luglio del 2013, qualche mese dopo l'elezione, appunto 7 anni fa, e da allora abbiamo sempre spinto. 4 anni fa abbiamo fatto passare al Parlamento, sempre a mia prima firma, una mozione per stabilizzare l'eco bonus. Cosa che a dire la verità non ci siamo riusciti nemmeno noi con questi primi due leggi di bilancio, perché i soldi li abbiamo spesi da un'altra parte, però avrete letto, presumo, negli ultimi giorni, sia Patronelli che altri ministri, dire che con i fondi europei che stanno arrivando, il famoso Recovery Fund o Next Generation EU, sarebbe il nome preciso, stabilizzeremo appunto questo eco bonus, sisma bonus fino al 2020. E gli interventi trainanti, cioè quelli principali a cui poi eventualmente si possono agganciare gli altri, sono, lo sapete ormai molto bene, il cappotto, l'impianto termico e poi appunto il sisma bonus. Il sisma bonus ha anche il grossissimo plus, cioè vantaggio, assolutamente cumulabili, quindi questo che hanno bene e ovviamente qui la mia preghiera per tutti è assolutamente fare anche la parte sismica, perché ribadisco che viene regalata. Mentre nella parte energetica, cappotto, caldaia, effettivamente bisogna raggiungere dei risultati, per la parte sismica viene regalata. Scusate se è poco, ma non so qual è il governo del Parlamento precedente che ha dato questa opportunità. Intanto grazie senatore Girotto, adesso sentiamo cosa ci racconta anche un tecnico che è l'ingegnere Luca, quali sono gli aspetti, diciamo, proprio effettivamente pratici. Buonasera a tutti. Molti di voi mi conosceranno e conosceranno il mio collega perché, come è stato anticipato prima, noi abbiamo contribuito a costruire un
certo numero di impianti fotovoltaici sul nostro territorio, grazie al gruppo di acquisto che è stato organizzato in Disney. Per le persone che non ci conoscono, noi gestiamo un'azienda che si occupa di energie rinnovabili da 13 anni, crediamo molto, abbiamo sempre creduto molto in questo settore, perché pensiamo che sia un settore assolutamente determinante dell'economia e della crescita di un paese moderno. E quindi io per prima cosa ringrazio ovviamente gli organizzatori di questa serata per darci la possibilità di spiegarvi per quanto, come ha ribadito il senatore prima, credo che non esista nessuna testata giornalistica in Italia che non abbia dedicato nemmeno una pagina di questo tema. Però insomma, oggi stasera abbiamo la possibilità di ribadire alcuni concetti, ringrazio il senatore per la sua presenza, direi fondamentale. E quindi non ho preparato molte slide, faccio subito una premessa, perché se avessi dovuto preparare le slide per spiegare in dettaglio il decreto, forse tra una settimana saremmo ancora qui. Tra l'altro ci sono ancora alcuni aspetti che meritano sicuramente un approfondimento. Speriamo di essere in grado, almeno personalmente, di rispondere anche alle vostre domande, perché le casistiche e i temi sono veramente molti. Ho cercato di realizzare una presentazione sintetica, con i temi principali, le cose più importanti e le cose anche più pratiche, se vogliamo, quelle che magari secondo noi dovrebbero essere le prime cose a cui voi dovreste pensare quando immaginate a una soluzione o un intervento con un superbonus. Procederei velocemente, così poi magari lasciamo spazio alle domande. Allora, come ampiamente detto, il tema principale è che oggi, grazie a questo provvedimento, riqualificare la propria casa diventa accessibile a tutti. Prima era una cosa che era accessibile a pochi, a pochi, oggi diventa accessibile proprio a tutti. Grazie a questa norma, infatti, lo Stato ci permette di recuperare integralmente i costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico delle nostre case. Recuperare integralmente. Cosa significa recuperare integralmente? È un po' quello che ha spiegato prima il senatore. Se io decido di effettuare una serie di interventi per complessivi, supponiamo 100 milioni di euro, numero rotondo, diciamo a caso, lo Stato è in grado di restituire sotto forma di recupero fiscale dalle tasse che voi pagate ogni anno 110 miliardi euro, spalmati in 5 anni, quindi 22 miliardi euro. Questa è una strada, è una delle due strade che potete percorrere se avete la capiente fiscale, cioè pagate tasse per 22 miliardi euro. E questo per voi diventa un investimento, perché non so se è chiaro, vi sistemate tutta o quasi la vostra abitazione per quell'importo, per altri importi, vi viene restituito, vengono restituite tutte le spese che avete sostenuto, più un 10%. Quindi oltre ad avere un beneficio sicuramente in termini di risparmio energetico, io in questa piccola presentazione mi occuperò principalmente del tema dell'efficientamento energetico, perché noi come impresa, come professionisti, non seguiamo nello specifico il tema del sisma bonus, però le ultime parole dell'onorevole Girotto sono chiare. E quindi, prima cosa, aumentiamo il valore della nostra casa. Lo aumentiamo perché siamo in grado di risparmiare sull'intera spesa economica almeno il 50%, ma nei nostri conti anche di più in certi casi, si può salire anche oltre. Tutto viene restituito in 5 anni, in più abbiamo anche un 10%. La seconda strada è: non ho la liquidità per affrontare questi interventi, magari
ce l'ho, ma non ho la capienza fiscale per poterla, per poter poi recuperare questi soldi in 5 anni, posso cedere il credito fiscale che gli interventi andranno a determinare a un ente terzo, che può essere la banca, può essere un'impresa, può essere un altro soggetto. E quindi si entra nella logica dei lavori gratis. Io, a me non piace tanto la parola gratis, se devo essere sincero, perché non so, non suona proprio benissimo, insomma. Infatti io tra parentesi nelle slide ho messo gratis o quasi. Diciamo che in linea di principio noi, come molti altri operatori, si stiamo impegnando però realmente per fare in modo che questa parola gratis diventi. E al limite, anche se non sarà proprio tutto gratis, ci avvicineremo davvero tantissimo. Chi è che può accedere al Superbonus? Beh, sicuramente le persone fisiche. È la platea di beneficiari sicuramente più ampia del target principale a cui il legislatore ha puntato. Persone fisiche che oggi possono usufruire del super bonus anche sulle seconde case. Quindi la stessa persona può usufruire di tutte queste agevolazioni su entrambe le unità, cioè almeno su due unità immobiliari di quelle che possiede. Sicuramente sui condomini. In questo caso si parla di interventi su parti comuni che poi si portano dietro gli interventi sulle singole unità immobiliari dei condomini. I condomini, ribadisco il concetto di prima, sono una tipologia di immobile estremamente energivora. Abbiamo tantissimi condomini nel nostro territorio, condomini costruiti negli anni 50, 60, 70, gli anni della rinascita, del dopoguerra, anche successivamente, naturalmente. Ma sono tutti costruiti con logiche non pensate per risparmio energetico, con le logiche degli anni, naturalmente, che oggi sono estremamente energivori e la cui riqualificazione dà una grande spinta di risparmio e anche in termini ecologici per tutto il nostro territorio. Poi abbiamo soggetti giuridici, ma limitati solo alle parti comuni del condominio, istituti autonomi di case popolari e via via enti sempre, diciamo, meno importanti. Io ho segnalato in questa slide, ho evidenziato le due categorie principali che sono le persone fisiche e i condomini. Quali sono i lavori che è possibile fare? L'abbiamo anticipato prima, adesso magari entriamo più in dettaglio. Sicuramente l'isolamento termico delle superfici dispergenti. Isolamento termico a rapporto, l'isolamento del sottotetto della copertura. Quindi noi possiamo isolare con il Superbonus del 110 tutta la nostra casa. Questi interventi, purché almeno si raggiunga il 25% della superficie dispergente. Questo perché? Perché il senso dell'operazione da parte del legislatore è parte dei lavori, però sì, vi diamo questa grande opportunità, sfruttatela non per isolare una parete, mezza parete, un pezzo del tetto, fatelo per isolare tutta la vostra casa, fatelo per portare, per alzare la cassa energetica dei vostri edifici su tutta la vostra casa, non solo sul pezzo. L'isolamento termico delle superfici fa parte dei cosiddetti interventi trainanti. Faccio un passo indietro così spiego la differenza. Il decreto, la legge, divide gli interventi che possono essere realizzati sugli immobili in due grandi categorie. I cosiddetti interventi trainanti, che sono sempre obbligatori per ottenere le agevolazioni del 110, e i cosiddetti interventi trainanti, cioè altre cose che da sole non
non potete fare, o meglio, potete fare, ma con le vecchie deduzioni, cioè quelle del 65% del bonus e quelle del 50%. Ma che da sole non sono sufficienti per ottenere il beneficio del 120. Tra gli interventi premiali sono essenzialmente due: l'isolamento delle superfici e la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Quello di avversario è collegato sostituzione della vecchia caldaia e un impianto termico, perché la vecchia caldaia si porta dietro volendo anche la sostituzione dell'impianto. Se voi volete, per esempio, avete un impianto ad alta temperatura, quindi radiatori, e vi piacerebbe nell'ambito di un intervento più ampio installare un impianto radiante a pavimento a soffitto, anche l'impianto radiante a pavimento a soffitto viene incentivato con la caldaia. Certo, si tratta di un lavoro importante, magari anche un po' invasivo, ma se non lo fate adesso, voglio dire, se non cogliete adesso questa opportunità. Tra gli interventi premiati troviamo la sostituzione di serramenti, l'impianto solare termico, quello che si usa per riscaldare l'acqua calda con il sole, gli impianti fotovoltaici da soli o con i sistemi di accumulo. Apro qui una parentesi veloce: saranno tutti con i sistemi di accumulo, perché una delle norme che riguardano gli impianti fotovoltaici incentivati al 110 è che l'energia immessa in rete non viene più remunerata, quindi l'interesse il ritiro dedicato, ok, però lo scambio sul posto non c'è più, quindi l'interesse di tutti comunque rimane quello di tenersi naturalmente il più possibile l'energia prodotta dal proprio impianto. Per cui impianto fotovoltaico con accumulo, colonnina di ricarica per le auto elettriche, che per le abitazioni è un dispositivo che in realtà si fissa alla parete. Rientrano nelle agevolazioni anche tutte le spese professionali che seguiranno inevitabilmente questo processo, perché questo processo lo vedremo nelle prossime slide. Complesso, dal mio punto di vista giustamente complesso, perché quando qualcuno ti regala qualcosa occorre che queste che le cose vengano fatte bene, perché la tentazione che le cose non vengano fatte bene è molto alta, e quindi è chiaro che ci deve essere una gabbia di regole che devono essere rispettate, e ci devono essere delle i professionisti, a partire dagli operatori, ma tutti gli operatori del settore che devono e dovrebbero rispettare. Su quali edifici è possibile fare questi lavori? Beh, sostanzialmente quelli legati alle persone, ai soggetti che godono degli incentivi, praticamente tutti, quindi parti comuni dei condomini, appartamenti dei condomini, unità commerciali anche nei condomini, ma solo per quanto riguarda la parte dei parchi comuni, ok? Le villette a schiera, le villette singole, ovviamente, le B, le tri, le quadre familiari. Il tipo di intervento dipende dal tipo di mobile e dalla presenza di un accesso che deve essere diretto dalla strada. Questa è una regola che è stata introdotta per definire meglio, per dare una definizione un po' più, diciamo, precisa di che cosa si intende per unità immobiliare singola e unità immobiliare, diciamo, in un complesso. Okay? Sembra un tecnicismo, però... Sì, ha creato un po' di, e sta creando ancora adesso un po' di... Ok, ecco, questa è una buona notizia. Questa... Sì, allora il senatore diceva che questo aspetto verrà semplificato nel decreto
questo decreto agosto verrà semplificato l'approccio per la definizione dell'immobile, perché effettivamente in questo momento c'è un po' di perplessità, si creano molte casistiche, c'è un po' di perplessità e questo rischia di tenere fuori magari delle abitazioni che delle unità immobiliari che potrebbero tutti i requisiti per accedere, ma che magari per un aspetto così molto formale invece non lì. Quindi questa è sicuramente un'ottima notizia. Ovviamente, e qua comincio a entrare nel merito un po' più in dettaglio, c'è tanta roba sul piatto, cominciamo a vedere un po' di paletti e un po' di limiti a partire dai limiti di spesa. Allora, i limiti di spesa sono, diciamo, divisi in due grandi categorie. Sono previsti dei massimali, quindi dei valori massimi di spesa per ogni singolo intervento, e sono previsti degli interventi dei valori specifici per ogni intervento. In questa slide presento i principali massimali di spesa. Quindi andiamo a leggerlo rapidamente. Isolamento parti comuni del condominio, 50.000 euro per ogni unità immobiliare indipendente. Cioè un'unità immobiliare che secondo le regole attuali, che adesso dovrebbero semplificarsi, è all'interno di un complesso condominiale ma ha un'unità a un ingresso completamente separato. Se il complesso condominiale ha un numero di unità da 2 a 8, i 50.000 euro diventano 40, se sono sopra 8 diventano 30, con una logica proporzionale, per cui il primo è 50, gli altri 8 sono 40 e dall'ottavo in poi diventano 30. Se invece prendo riferimento la villetta unifamiliare o la villetta schiera, unità della schiera, il massimale ritorna a 50.000 euro. Attenzione che in questi 50.000 euro deve esserci tutto l'isolamento, quindi sia il capotto sia il tetto. Okay? Quindi se voglio isolare tutta la casa, il massimale complessivo dell'isolamento deve essere sempre 50.000. Per quanto riguarda invece gli impianti, nei condomini che hanno un impianto di riscaldamento centralizzato si parla di 20.000 euro per unità immobiliare fino a 8 unità, quindi su un condominio da 8 unità abbiamo 160.000 euro di soluzione, che poi si riducono a 15.000 per ogni unità per i condomini di un anno. Per gli impianti invece di riscaldamento autonomo il limite è fissato a 30.000 euro. Che può essere utilizzato per sostituire la propria vecchia caldaia con una caldaia con estensione, una caldaia ibrida, quindi una caldaia mista, caldaia di pompa di calore, oppure una pompa di calore pura. Gli infissi hanno il loro massimale a 30.000 euro, l'impianto fotovoltaico comprensivo delle batterie di accumulo ha il massimale a 48.000 euro, quindi bello alto. Gli impianti e collettori solari termici 30.000 euro, anche questo è un massimale molto molto consistente. Quindi i massimali immaginati dal legislatore sono tendenzialmente molto alti, quantomeno adeguati, okay? Per la maggior parte dei diciamo degli interventi. Come dicevo prima, questi sono i massimali generali di spesa, ma ci sono anche dei limiti specifici per i singoli interventi. Come scrivo nella slide, per evitare forme di speculazione, il legislatore ha imposto una logica di lavoro, però dal mio personale punto di vista molto, molto larga. Quindi davvero non abbiamo grossissimi limiti, sempre nella logica di fare le cose fatte bene e correttamente. Il primo
I primi massimali di spesa specifici li troviamo nell'allegato I di uno dei due decreti attuativi, il decreto dei requisiti minimi. Ci sono una serie di massimali di spesa, per esempio immagino una foto di rendimento del cappotto termico, il massimale di spesa per il cappotto termico specifico è di 150 euro a metro quadro. Quando intendo la differenza, intendo questo, cioè noi dobbiamo rispettare i 50.000 euro globali per il cappotto, ma dobbiamo rispettare anche i 150 euro metro quadro sempre dello stesso cappotto, ok? 150 euro al metro quadro è un valore piuttosto importante, okay? Al netto dell'IVA, dice il decreto, e al netto delle spese professionali, okay? E al netto anche delle opere complementari legate a quell'intervento. Se rientriamo all'interno di questi massimali di spesa, il legislatore ci dice che non serve la segnalazione del tecnico, ok? Quindi una semplificazione, in altre parole si sta dicendo: se voi rimanete all'interno di quelle spese, a me va bene. Vuol dire che comunque non state speculando, state acquistando qualcosa ad un prezzo che noi riteniamo essere già comodo di suo. Ma quindi la domanda sorge spontanea: ma se invece io, per ragioni mie, per ragioni fisiche, ho bisogno di un intervento che ha dei massimali più alti, perché magari ho bisogno di un cappotto di caratteristiche diverse, o di una caldaia con caratteristiche diverse, o una pompa di calore che ha dei performance particolari, allora non la posso installare o devo pagare la differenza? No, perché oltre a questi massimali di spesa che non richiedono una segnalazione, ma richiedono solo una dichiarazione dell'installatore, noi possiamo comunque installare anche cose più costose, purché ci sia però un tecnico che si prende la responsabilità di dire che quei prezzi sono congrui. Quindi non a caso, ma ci deve essere un tecnico che, ripeto, si prende la responsabilità coperta da una polizza assicurativa particolare e limitata, che si prende la responsabilità, dicevo, di asseverare quei costi. E lo può fare in tre modi: utilizzando un prezziario della regione di riferimento, un prezziario regionale, quello che si usa per le opere pubbliche, un prezziario nazionale che si chiama prezziario dei beni, del genio civile, oppure, se anche in questo caso abbiamo un elemento così particolare che non c'è nemmeno dentro quei prezziari, possiamo comporre un nuovo prezzo con delle logiche coerenti e corrette. Quindi, davvero, sempre nei limiti della correttezza professionale, non abbiamo sostanzialmente scusate il gioco di parole, possiamo asseverare correttamente tutto. Ripeto, sempre nei limiti della correttezza. Okay? E poi comunque ci sono i controlli a campione dell'Agenzia delle Entrate, su queste cose. Considerate, poi adesso lo vediamo nella slide, che tutti questi interventi richiederanno l'inserimento di una pratica nera, e quindi tutto dovrà essere in chiaro, come si dice, cioè le performance tecniche, le caratteristiche dei componenti dell'impianto piuttosto che del rapporto dovranno essere dichiarati, e quindi i controlli poi verranno fatti su quel tipo di dichiarazione. Vi do una sintesi dei requisiti più importanti, dei requisiti essenziali. È proprio una sintesi, ok? Allora, punto numero uno: è importante, anzi direi non è importante, direi che è fondamentale che l'edificio sul quale voi vorrete fare i vostri interventi sia conforme da un punto di vista urbanistico e catastale. Questo non perché il decreto lo preveda espressamente in qualche coma o in qualche articolo,
ma perché è un principio ormai consolidato della normativa sulle detrazioni fiscali. Ovviamente è sempre, deve essere sempre così, è quasi ovvio ribadirlo, ma in questo caso dove lo Stato si sta regalando tanta roba, diventa a maggior ragione una componente, direi, etica, quanto meglio, ok? Quindi la prima cosa che dovete assicurarvi se volete intraprendere questo percorso è che nel vostro immobile non ci siano delle difformità. Certo, infatti, perché su questo tema è stato fatto anche un po' di terrorismo in queste ultime settimane, no? Da parte dei giornali e da parte dei media in generale, anche soprattutto da parte di internet. E trovo anch'io che sia corretto fare una distinzione comunque tra quello che può essere una difformità edilizia, un abuso di tipo lieve e comunque assolutamente sanabile. C'è stato anche recentemente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle Marche, mi sembra, riguardo, e un abuso invece importante, quindi un abuso magari nemmeno sanabile. Okay? Trovo anch'io che questa cosa qui sia una cosa che va essere chiarita o quantomeno dare la possibilità di effettuare gli interventi, purché ovviamente tutte le difformità vengono sanate, ma con delle maglie, insomma, una gestione soprattutto delle tempistiche più snella. Requisito essenziale, come dicevo prima, l'esecuzione di almeno un elemento premiante, cioè ci deve essere o il capoppo o l'isolamento del 25% o la sostituzione di impianto termico, ci deve essere, non si può prescindere. L'edificio deve superare con questi interventi almeno due classi energetiche. Questo è un altro componente importante. Faccio un passo indietro perché l'ho scritto nella slide ma non ve l'ho detto. Riguardo agli interventi trainanti esiste un'eccezione. Se io ho un edificio vincolato o in una zona vincolata, ovviamente per me diventa una limitazione pesante, perché se poi l'amministrazione comunale mi dice no, tu quell'intervento lo puoi fare, cosa faccio? Allora, in questo caso, il limite dell'intervento drenante decade, quindi non è più obbligatorio avere un intervento drenante, ma il limite delle due classi energetiche rimane. Perché lo scopo del legislatore è quello di migliorare realmente le prestazioni energetiche degli edifici. Quindi questa è una cosa che rimane a prescindere, è un requisito essenziale. Il requisito essenziale è la qualità dei prodotti che andrete ad installare. Ora, io faccio un ragionamento molto semplice, molto basico. Se vi regalassero qualcosa, voi cerchereste di prendere qualcosa che ha un valore e una qualità alta o qualcosa che ha un valore e una qualità bassa? Io penso che la risposta a questa domanda sia abbastanza ovvia. I materiali impiegati devono avere degli specifici requisiti di prestazione, sia a livello impiantistico, sia a livello, diciamo, di isolamenti. Gli isolamenti, per esempio, devono rispettare i requisiti gamma, che sono requisiti di sostenibilità ambientale. Ecco, questa è una cosa, secondo me, importante, perché
ripeto, oggi avete la possibilità di poter davvero scegliere tecnologie e prodotti di alta qualità, perché all'interno dei massimali di spesa, e vi ho spiegato prima che è possibile che gli asseveratori asseverino correttamente anche materiali e tecnologie importanti, okay? Penso che questo sia uno step fondamentale, cioè pensiamoci quando dobbiamo scegliere che cosa installare nelle nostre case. I costi devono rispettare i massimali di spesa totali, come dicevo prima, considerati sempre comprensivi di IVA, quantomeno non è specificato chiaramente nei decreti, ma credo che sarà, che è sicuramente, okay, come lo conferma anche l'onorevole Gerotto, sono sicuramente comprensivi di IVA e spese professionali. Un altro requisito essenziale, questa è una domanda che mi fanno spesso, e forse anticipo una domanda che probabilmente uscirà anche in questa sera: l'installazione di un sistema di accumulo presuppone sempre la presenza di un nuovo impianto fotovoltaico. La domanda tipica che mi fanno moltissimi clienti, voi sapete, noi abbiamo installato tantissimi impianti fotovoltaici nel corso della nostra, diciamo, della nostra vita imprenditoriale, è: ma io posso installare un sistema di accumulo sul mio impianto esistente? La risposta è no. Occorre quantomeno che ci sia un impianto fotovoltaico nuovo che deve essere incentivato con un 110%, che deve godere delle stesse agevolazioni, dice la normativa. Poi anche su questo non so se nel corso poi dei mesi o successivamente siano previste delle modifiche, dei chiarimenti, delle altre cose. Però così, interpretando lo spirito del legislatore, che è quello di realizzare interventi importanti, di spingere la realizzazione di interventi importanti, contro il mio interesse, l'installazione di un semplice sistema di accumulo su una casa non è un intervento importante, è un intervento interessante sotto tanti punti di vista, ma magari non è nello spirito di questo impianto così straordinario. Volte sentirete gli emendamenti respinti. Una delle regole che dice sempre in qualsiasi legge è che tutti gli emendamenti li puoi presentare, ma devono essere afferenti a quello che la legge sta normando, non devono essere strani. Per cui, se la legge è sulla coltivazione delle patate, faccio un esempio proprio banale, tu puoi presentare emendamenti che comunque devono essere afferenti al mondo della coltivazione delle patate, non puoi fare altre cose. Questa è una delle difficoltà maggiori che ha il legislatore, perché noi diciamo che dobbiamo aspettare il veicolo giusto, aspettare l'occasione giusta, cioè aspettare una legge e normi quella materia per poter intervenire su quella materia. È ovvio che potremmo fare una legge da capo, da zero, però mettere d'accordo la maggioranza è sempre molto, molto lungo e difficile, e quindi agire per via emendativa è molto più snello e molto più facile. Dicevo, io ho già presentato un emendamento, appunto, è stato pagato in missile sempre per il compatibilità di materia, per poter portare la penetrazione anche agli impianti fotovoltaici già esistenti, cioè la penetrazione sui sistemi di accumulo da applicare agli impianti fotovoltaici già esistenti. Ok? Quindi anche in questo caso portate un attimo di pazienza, ma continuerò a insistere, penso che ce la faremo perché abbiamo trovato le coperture, e quindi aumenteremo la penetrazione del 50% anche per le batterie che vanno sui impianti fotovoltaici già incentivati con l'energia. Manca poco, poi lascio spazio alle domande. Le ultime due slide, secondo me, sono tra le più importanti. La prima, perché spiega il meccanismo un po' più in dettaglio della cessione del credito. La seconda, perché vi dà un'idea dei flussi operativi che servono per arrivare al risultato. Allora, come vedete dalla slide, partiamo dal soggetto cliente.
partiamo dal soggetto cliente. Il soggetto cliente ha due possibilità. Può cedere il credito ad una banca, oppure può chiedere lo sconto in fattura all'impresa. Quindi può decidere se affidarsi alla propria banca e quindi regolare, cedere il proprio credito fiscale direttamente alla banca, che poi si occupa di dargli la liquidità necessaria, se lui non ce l'ha, per pagare effettivamente i produttori, oppure di cedere direttamente attraverso il meccanismo dello sconto in fattura il proprio credito fiscale all'impresa, che naturalmente a sua volta, come spiegavamo prima, avrà l'opportunità di cederlo ad altri soggetti. Questo in, diciamo, in estrema sintesi sono le due possibilità che voi oggi avete per poter fare, per poter avere l'opportunità di effettuare i lavori nelle vostre case a costo, diciamo, zero, ok? A fianco alcune note. L'operazione vale anche per gli incapienti. Non avete sufficiente, non pagate sufficienti tasse per potervi trattenere e per andare a coprire il credito maturato ogni anno, non è un problema, perché nel momento in cui cedete il credito a un soggetto terzo, è il soggetto terzo che poi farà la compensazione fiscale. Quindi, detto in altre parole, allo Stato non interessa chi è il soggetto che andrà a compensare, basta che ce ne sia uno, ok? Non dovete necessariamente essere voi. Anticipiamo la domanda, quando voi avete ceduto il credito, basta, è finita, non dovete preoccuparvi se poi nei passaggi successivi qualcuno froda, qualcuno truffa. Quando voi avete ceduto il credito, fine, voi non ci fate più, siete liberi, siete svincolati totalmente. Questo deve essere ben chiaro, la cessione è prosoluta. Quindi voi avete girato proprio da cambiare in assoluto, perché tutto quello che succederà da lì in quel momento a voi non vi tocca più minimamente. Quindi questo deve essere ben chiaro, non è che uno dice ma poi cosa succede se l'ingegnere truffa, se qua, se là, se... voi concentrate. No, a meno che ovviamente non si dimostri perentoriamente che truffato assieme. Sì, esatto, sul tema delle responsabilità io non ho preparato in realtà una slide, però anche qui credo che si siano spese tantissime parole per dire delle cose ovvie. E comunque abbiamo capito, vale anche per l'Italia, serve un visto fiscale di conformità, cioè serve un tecnico, un commercialista, un professionista fiscale che si prenda la briga di controllare che è tutto a posto e metta il proprio visto fiscale. Ad oggi le comunicazioni per la cessione, la prima comunicazione per la cessione del credito, ovviamente il meccanismo della cessione del credito è un meccanismo che ha tutto un suo iter, che ha una sua procedura, adesso io ovviamente stasera non è questo la sede per spiegare nel dettaglio, però questa comunicazione, che è una comunicazione prevalentemente telematica, sarà operativa a partire dal 15 di ottobre. Quindi dal 15 di ottobre di quest'anno sarà possibile materialmente effettuare i passaggi di cessione di credito dal vostro cassetto fiscale a quello del cessionario, cioè del soggetto, del codice fiscale o della partita IVA che si prenderà il vostro può essere parziale. Questa è una cosa importante, perché se magari voi decidete di tenervi un po' di questo credito perché vi fa comodo in base a magari alle tasse che vi pagate, voi potete tenervi un po' del credito fiscale, quello magari riferito a una fattura, non so, voi, che ne so, immagino potete realizzare il cappotto della vostra casa, sostituire gli infissi, fare un impianto fotovoltaico e sostituire la caldaia, magari
sessione di credito, magari le opere impiantistiche, decidete di prendere voi e la famiglia. Questo vale anche, per esempio, all'interno di un condominio. Non è che se l'assemblea decide per la cessione del credito, tutti i condomini devono per forza cedere il credito della loro parte. Anche qui c'è libertà di scelta, perché uno giustamente può decidere di fare l'investimento pagando i lavori di casa sua e recuperando in 5 anni il 110% di quello che è il valore di lavoro. Infine, è possibile avere una cessione unica di tutti i lavori alla fine, ma è anche possibile parzializzare l'importo dei lavori in più cessioni. Sono previste al massimo 2 SAR e un fine lavori, con delle percentuali minime. Il primo SAR è un 30%, se non ricordo male, e 30-60 e poi si chiude con l'ultima. L'unico, tra virgolette, problema è che l'impianto burocratico è abbastanza sostanzioso e quindi a ogni SAL viene replicato. Ecco, questa è una mia esortazione personale nei confronti dell'onorevole Girotto. Se magari riusciamo in qualche modo a semplificare certi passaggi, non sarebbe sicuramente. Io dico sempre: non è possibile avere la memoria ubriaca alla lotteria. Vogliamo la garanzia che i prodotti siano norma, siano certificati, siano controllati, siano verificati, per le spese di professionisti, eccetera, eccetera. Ci vogliono carte per questo. Non siamo in paradiso. Quindi, o ci comportiamo da paradiso, non abbiamo niente e ci fidiamo tutti gli uni degli altri, oppure nel momento in cui vogliamo la garanzia che sia fatto bene, che il professionista sia abilitato, certificato, attestato di prestazione eccetera eccetera, ci vuole una carta. Allora non credo che riusciremo a semplificare moltissimo, anche se ci proveremo. Quello su cui stiamo ragionando è di inserire tra le spese ammissibili anche la società che si occupa di tutta la parte burocratica, che come è quella di presente, quindi proprio chi farà fisicamente tutta la gestione della burocrazia, è piuttosto pesante. Ma ribadisco, chiunque di voi abbia esperienze di amministrazione in comune, in provincia, in regione, eccetera, eccetera. Lo dicevamo nella scorsa legislatura all'opposizione, lo ricordiamo adesso, il sistema migliore per governare è complicare fondamentalmente le cose. Così la responsabilità si diluisce in maniera talmente parzializzata che è impossibile risalire velocemente ai responsabili. Tante cose sono state effettivamente complicate, tante cose ci sono complicate perché vogliamo tutta una serie di garanzie. Quindi se vogliamo tutta una serie di garanzie ci vuole un team, una firma per ogni prestazione, per ogni installazione, per ogni professionista che ci lavora, eccetera, eccetera. Ok, ho finito illustrandovi un flusso di lavoro standard su questo tipo di approccio. Si parte con la certezza che il proprio immobile sia a posto, quindi conformità urbanistica e catastale, comunicare con un professionista. Ovviamente se voi avete magari già fatto un lavoro da poco, avete quindi già una certezza matematica che è tutto a posto perché l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa avete sistemato qualcosa e avete già tutto a posto, ok, è molto più semplice. Viceversa, se avete un immobile che non sapete magari nemmeno voi se in realtà è tutto a posto, magari ha qualche piccola difformità, ecco, questo è il momento giusto per approfittarne e anche magari sistemarla, se è una cosa, insomma, niente e poco problema. Dopodiché diventa obbligatorio un sopralluogo tecnico da parte di professionisti che devono fare una valutazione dei lavori anche in base alla vostra, ai vostri desideri.
nel complesso, nell'insieme di tutti i lavori che potete fare, che abbiamo illustrato prima, e con i limiti e i requisiti che abbiamo illustrato prima. E in genere si deve quasi sempre dare un carico preliminare ad un professionista che valuti l'attestato di prestazione energetica dell'abitazione nello stato di fatto, perché il professionista o il team di professionisti deve progettare gli interventi in base ai vostri desideri, ma anche in base al fatto che abbiamo il vincolo, come dicevo prima, di garantire almeno le due classi energetiche. Quindi normalmente si fa un attestato di abitazione energetica, si inseriscono all'interno del modello di calcolo gli interventi migliorativi che si vogliono fare e si vede che cosa si ottiene. Sulla base della progettazione degli interventi fatti in questo modo si può sviluppare chiaramente un computo di spesa, quello che una volta si chiamava preventivo, che si chiama anche adesso preventivo, ma chi mi conosce sa che è una parola che mi piace moltissimo, e in modo da avere il quadro dei costi dell'operazione. A quel punto si può formalizzare il vero e proprio contratto di patto e scegliere se l'operazione finanziaria deve essere fatta in cessione di credito, perché nel frattempo vi siete rivolti alla vostra banca e la vostra banca vi ha detto sì, possiamo fare il lavoro a queste condizioni, oppure se mettervi d'accordo direttamente con l'impresa per cedere all'impresa stessa il credito fiscale derivante da questa attività. E quindi da lì si parte con l'assegnazione della data di inizio del lavoro, cioè si pianifica sostanzialmente il cambiamento. Si sviluppano i lavori, quindi siamo qua, si sviluppano i lavori. E poi, una volta che i lavori sono terminati, si raccoglie la documentazione, si chiude la pratica all'Enea, si chiudono le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per la cessione del credito e poi si chiude definitivamente l'operazione. Gli ultimi due punti, il punto numero 4 e il punto numero 5, sono, come dicevo prima, da ripetere per ogni saldo, per ogni stato avanzamento lavori che si vuole, di cui si vuole cedere il credito. Ora, vi confesso che quando ho disegnato questa slide l'ho semplificata molto, cioè questo flusso di lavoro che io vi ho disegnato è molto sintetico. Tendenzialmente gli step sono quelli, poi ogni passo ha chiaramente tutte le proprie criticità, soprattutto in termini, come abbiamo detto, di raccolta, di documentazione, e questo naturalmente dipende anche dall'istituto di credito al quale voi affidate, che avrà bisogno di tutta una serie di documenti, che avrà bisogno di tutta una serie di burocrazia che poi dovremo gestire, ma sono cose che normalmente si gestiscono con l'impresa che a cui voi vi affiderete per fare lavoro, che dal mio punto di vista, per essere oggi competitiva sul mercato, deve prendersi l'onere di gestire, di saper gestire anche questi aspetti. Concludo ringraziandovi per l'attenzione, spero di non essere stato troppo lungo, ma credetemi, ci sarebbero moltissime cose da dire oltre quelle 3-4 cose che abbiamo visto stasera. Abbiamo deciso di inviare via mail questa presentazione a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta all'ingresso o che lo vogliono, comunque la vogliono. Chiaramente chi fosse interessato ad una consulenza personalizzata per il proprio immobile, per i propri desideri, i nostri riferimenti li trovate nella slide, oppure potete contattare gli organizzatori per, diciamo, per avere.
Io vi ringrazio e se avete delle domande siamo qua. Allora, se il senatore vuole aggiungere qualcosa, poi ci regoliamo così per le domande, facciamo due o tre domande e poi facciamo un po' sintesi e vediamo chi risponde, magari facciamo, così non ci dilunghiamo, magari qualcun altro già fa la stessa domanda. Secondo, c'è un vantaggio indiretto per tutti i cittadini italiani comunque, che è quello che andiamo a diminuire due componenti della bolletta, quello che si chiama di sfacciamento o di sbilanciamento, perché andiamo a stressare meno la vita. Perché massimizzando l'autoconsumo isola per isola, ci saranno meno travasi e lungo la rete, diciamo così, di trasmissione nazionale, e che mettono molto su stress la rete. Costano letteralmente miliardi di euro ogni anno, che sono miliardi di euro che paghiamo tutti quanti con la proposta. Quindi massimizzare l'autoconsumo significa diminuire questa voce in bolletta e recuperare immediatamente un 6-7% di energia, perché i cavi elettrici non hanno resistenza zero. Sapete benissimo come funziona un fornetto elettrico, faccio passare corrente, c'è una resistenza molto alta, quel filo si scalda. I cavi elettrici dove passa la corrente, invece si cerca esattamente l'opposto, si cerca di mettere un cavo che abbia la resistenza più bassa possibile, però non è possibile arrivare a zero, a meno di non andare a zero assoluto, ma costerebbe già di Dio come temperatura. Quindi una parte di energia elettrica comunque si trasforma in calore, e siccome prende un 6-7%, voi capite che su 300 terawattora-anni il 6-7% è tanta roba. Massimizzare l'autoconsumo significa risparmiare il 67% a livello nazionale. Per cui fateci un grosso pensiero sulle comunità energetiche. Ribadisco, martedì faremo una diretta inaugurando appunto la determinazione dell'incentivo, dopodiché faremo tante ulteriori manifestazioni di spiegazioni, ne farò un giorno nel prossimo video sabato a Padova. Comune delle cooperative e cooperative in questo senso, però scusatemi, non porto via due minuti, perché se volete essere ecologisti senza spendere una lira, basta che cambiate il fornitore di elettricità, perché in questo momento comunque ancora il grosso dell'elettricità si fa ancora comunque con gas, tutto gas, ancora un bel puntino ancora di carbone e anche nucleare, comunque ancora 10%. Tutti i fornitori hanno un'opzione verde, quindi ciascuno di voi può comunque chiedere al proprio fornitore dammi l'elettricità rinnovabile, questo già sarebbe una buona cosa, potete chiedere la cosa che è uguale. Se volete fare un voto politico fortissimo, passate al fornitore che fa solo elettricità rinnovabile. Questo è un voto fortissimo per dire no al carbone, al gas, al nucleare. La Cina sta costruendo bene i centrali nucleari. È passato un fornitore che fa solo elettricità rinnovabile. Ci sono. Volete fare ancora un pelino in più? Diventate soci. Con 50 euro diventate soci.
viene reinvestito nella cooperativa. Quindi il voto politico più forte che potete fare, al di là di quello che sarà tra 10 giorni, è cambiare i fornitori di elettricità, che già che ci sono, banca e assicurazione. Perché tutto quanto viene gestito dalla finanza. La finanza significa banca e assicurazione. Quando voi portate 1000 euro in contanti in banca, con quei 1000 euro la banca fa 500.000 euro di investimenti. Non ci credete, andate in internet, controllate, la banca con i vostri 1000 euro fisici, si chiama leva finanziaria, con i 1000 euro fisici va a fare il giro delle altre banche, dicendo guarda io ho 1000 euro di garanzia fisici, prestami altri 1000 euro, fai il giro delle banche e ne raccatta altri 9. E siamo arrivati a 10.000 euro. 15.000 euro vanno al mercato quello dei derivati, che più o meno penso avete di quanto conoscere dopo la crisi del 2008-2009, 2007-2008, e con 10.000 euro di denaro controlla il controvalore, chiamiamolo così, di 500.000 di euro. Quindi quando voi portate il vostro stipendio, la vostra pensione di 1.000 euro, sappiate che vengono fatti investimenti che sono quasi tutti speculativi, gli investimenti che si fanno in 0,02 millisecondi, con investimenti talmente veloci che la banca dati che registra questi movimenti, è stato chiesto dalle varie borse di prepararsi a passare da un registro elettronico che misura gli scambi con la precisione del milionesimo di secondo, in questo momento vengono registrati con la precisione del milionesimo di secondo, quindi si dice io ho venduto 1000 euro delle azioni Fiat, le ho vendute alle 12,43 secondi, virgola, altre 6 cifre, fino al milionesimo di secondo, è stato chiesto di passare al miliardesimo di secondo, perché il 60% delle transazioni internazionali avvengono via computer da software e il 95% delle transazioni mondiali sono transazioni che non hanno nessun scopo, sono quello di scommettere. L'economia virtuale vale 100 volte di più dell'economia fisica e quella reale. Quindi la stragrande maggioranza delle operazioni non serve per comprare azioni di un'azienda che perché io spero che produca dei banchi migliori, delle scarpe migliori, dei smartphone migliori, strade, acqua, eccetera, eccetera. No, sono operazioni puramente speculative, scommesse che si girano che si chiudono nell'arco di pochi secondi, si chiama HFT, High Frequency Trading. Voi lo finanziate senza saperlo, perché voi non sapete come vengono gestiti i vostri risparmi. Sapete come vengono gestiti? No. Anche in questo caso il voto più grosso che potete fare è cambiare banca, perché ci sono banche, poche, in Italia ce ne sono, che sono completamente al di fuori di questo mercato. Per tutte le altre, almeno il 90% delle loro operazioni è totalmente speculativo. In Italia dal 2016 esiste una legge che ovviamente non conosce nessuno, e che ovviamente i telegiornali non spiegheranno mai, una legge che definisce cos'è un istituto etico, cos'è la finanza etica in Italia. Una legge italiana assolutamente rigore, ci sono 6 paletti che tu devi rispettare per poter dire io sono un istituto finanziario etico. In Italia esiste uno solo, da 20 anni. In Europa esistono una quarantina, cominciano a occupare volumi interessanti, se vi leggete i rapporti che sono disponibili pubblicamente, negli ultimi 10 anni queste banche hanno avuto un rendimento, non parlo della etica, hanno avuto un rendimento triplo delle banche normali. Voi pensate che sono pazzo, mi fa piacere, andate in internet, controllate, non è così perché investono su tecnologie come le rinnovabili, che è vero che rendono di meno, ma sono maledettamente più sicure. Investire su altri business, su altri settori, può rendere targatamente di più. Anche rendere tangentamente di meno. Se voi in internet o controllate le vostre mail, molto spesso vi verrà una mail, molto spesso. Penso che qualcuno di voi ci sarà arrivato una mail dicendo investi qua, ti faccio guadagnare 500 volte tanto. Quel 500 è quella spiegazione che vi ho dato prima. La possibilità di fare leva finanziaria 500 euro. Si può fare anche di più, si può fare anche di più, ma prendiamo 5. Quindi ribadisco, il punto più grosso che potete dare è cambiare banca, cambiare assicurazione, assicurazione stessa di dire cosa, che ci sono due in Italia che sono appunto etiche con lo scopo di lucro, e cambiare elettricità. E tutto questo senza spendere un soldo,
e vedendo trattati molto molto meglio, perché queste società non hanno uno scopo di lucro, quindi venite trattati molto meglio. Spero di avervi incuriosito, non credete che mi crediate, sicuramente non potete credere perché la prima volta che mi vedete, spero che abbiate confermato in internet. Se qualcuno mi dimostra che mi sbaglio, sono ben felice di dirlo pubblicamente, ma sono 20 anni che per queste cose e finora nessuno ha dimostrato che mi sbaglio. Grazie, allora se vogliamo ringraziare anche pubblicamente. Spesso su quali siano le nostre scelte quotidiane e sui riflessi che queste scelte comportano. E, allora, se ci sono domande, ne sentiamo due o tre, abbiate pazienza perché siamo tanti, e chiedo a Angela di una mano, se qualcuno alza la mano, cedo il microfono, raccogliamo due o tre domande. Se vi fate vedere con le mani alzate, arriva. Prima del decreto, in cui nel decreto si trova traccia che dice che le somme rimaste impagate a data 31 giugno, mi pare, 30 giugno, rientrerebbero nel 110. Non so se mi sono spiegato. Cioè gli interventi che sono iniziati con la riduzione del 75%, in itinere è uscito il nuovo decreto che porta al 110%, e questi sono lì che non si sa come viene applicato. Questa è la domanda. Allora, se devo proprio essere sincero, l'unica domanda che speravo nessuno mi venisse a fare lo proprio lo dico con estrema sincerità e sarò altrettanto sincero, non sono in grado di rispondere adesso. È un aspetto che secondo me non è chiarissimo per come è stato impostato. Poi il senatore diceva che effettivamente è proprio sì, potrebbe essere, magari nel frattempo ripeto a cercarmi anch'io, così proviamo. Ok, proviamo a fare un'altra domanda allora. Buonasera, io ho una domanda che un gruppo di amici che abbiamo intenzione di compiere uno di questi interventi e c'è una situazione un po' particolare. Io ho sentito alcune informazioni, però voglio un chiarimento in merito. Ci sono degli edifici, delle abitazioni che sono fuori dai centri abitati, quindi dalle centri urbani, eccetera. La domanda è questa: quelle che non sono raggiunte da servizi di tipo gas, metano, allacciamenti di questo genere, quindi potrebbe essere colline, montagna, questo genere di abitazioni, rientrano lo stesso, diciamo, nell'incentivo del 110 oppure devono avere delle... perché sentivo che c'è un piccolo... Se un riscaldamento
a gasolio o elettrico, a GPL, GPL rientra nella... Cioè, ci deve essere l'impianto di riscaldamento, perché si parla effettivamente di sostituzione. Quindi se devo sostituire qualcosa bisogna che ci sia qualcosa da sostituire. Tant'è vero che nelle nostre procedure interne noi prevederemo l'utilizzo di fotografie, ma addirittura di video, stiamo pensando di utilizzare i video proprio per rendere inoppugnabile il fatto che andremo a sostituire un qualcosa di riscaldamento. Se non c'è l'impianto di riscaldamento, sì. Non è per esempio, se c'è un riscaldamento a gasolio, quindi molto più diciamo. C'è una caldaia, ci sono dei radiatori, ma. Sì, no? Ma si può sostituire con un altro gasolio oppure ci deve essere. No, allora. Allora, il testo parla di sostituzione di caldaia a condensazione, ci sono anche caldaie a condensazione a gasolio, naturalmente, oppure con altre tecnologie, come per esempio la pompa di calore. Se c'è una fornitura di energia elettrica, suppongo di sì, si può per esempio ristrutturare l'impianto e farlo servire da una pompa di calore, ovviamente serve un progetto, serve una valutazione calcolativa, serve chiaramente un intervento di un progettista, però è possibile sicuramente farlo. Ricordo che il vincolo è sempre il superamento delle dotazioni energetiche, quindi anche la sostituzione, per esempio, è uscita proprio da poco che elemento in merito alla sostituzione di una caldaia a condensazione con un'altra caldaia a condensazione. Va da sé che, ecco, sì, non è che posso definirlo come un intervento, diciamo, di grandi miglioramenti energetici. No, infatti l'ENEA semplicemente si limitava a ribadire il fatto che ci deve almeno essere un tecnico che serra un salto di qualcosa. È pacifico che se sostituiscono la caldaia a condensazione con un'altra caldaia a condensazione, il salto dei due passi certamente non lo raggiungerò, quindi serviranno poi altri interventi. Io dico sempre anche che poi è anche una questione di buon senso, no? Cioè, si deve cercare di fare l'intervento nei limiti e nel buon senso di quello che la legge chiede. Però sì, nel suo caso, anzi, se posso darle un'idea, il gasolio è una delle tecnologie certamente più inquinanti, meno efficienti che oggi ci sono. La sostituzione di una caldaia a gasolio, per esempio, vecchia su dei condomini, è anche un altro intervento su magari centrali termiche centralizzate, no, a gasolio. Ecco, questo è un buon momento per sostituire qualcosa di un po' più efficiente. Nei condomini magari le pompe di calore sono una tecnologia magari non sempre applicabile per tanti motivi, ma già cambiarle con un generatore a condensazione a gas, se poi arriva a gas per tante cose, insomma, assolutamente sì. La data di scadenza per tutto
se non hai proposto, se non hai trovato una copertura adeguata al provvedimento, non passa. Ora, è verissimo che il super bonus, come tutti gli eco bonus, è per questo che sono 12 anni che vengono prorogati, nel corso degli anni genera più ricchezza, genera più vantaggi del sacrificio fiscale. Ma questo bisogna aspettare qualche anno, quando tutto la ruota è in movimento e le maggiori commesse, i maggiori lavori, quindi la maggiore tassazione IVA, IRPEF, eccetera, eccetera, compensa il sacrificio fiscale. Il primo anno poi è una perdita. Quindi è venuto bene nel 2021 solo esclusivamente per questo motivo. Dal giorno dopo, Patuanelli, Costa, Conte hanno detto: appena reperiamo altre disponibilità finanziarie, questo discorso che è l'articolo 81 della Costituzione, che appunto dice tu le leggi, fai, ci sono coperte finanziariamente, hanno detto: appena avremo migliori coperture, allunghiamo il periodo temporale e allarghiamo le fattispecie. Perché anche lì non è che siamo divertiti a tenere fuori le imprese e gli enti pubblici, quindi alberghi, eccetera, imprese, tutto quanto, ma semplicemente avevamo finito i soldi. Faccio notare per l'ennesima volta che con il coronavirus abbiamo fatto un ulteriore debito di 110 miliardi in 3 mesi. Ulteriore debito di 110 miliardi. Quindi adesso arriveranno questi famosi fondi europei e, come avete letto, come ha detto lei, Patuanelli e altri mesi, hanno detto una delle misure assolutamente strutturali è prolungare il bonus, il super bonus, penso fino al 2024. Anche lì, ribadisco, è una questione di disponibilità finanziaria. L'ecobonus esiste da 12 anni, sempre stato prorogato perché ha dimostrato che è una misura cosiddetta win-win, che dicono tutti, perché tutti ci guadagnano. Noi sono tanti anni che diciamo che fa il combustibile, l'abbiamo fatto immediatamente appena arrivato il governo. Abbiamo fatto il primo tentativo, che è stato quello dello sconto immediato, che come ho spiegato all'inizio non andava bene perché non lasciava il carico fiscale sulle spalle del PMI, e quindi l'abbiamo nel tempo record di 2 mesi, vi faccio notare il tempo record di 2 mesi, non abbiamo idea. Anche qui trovate un altro parlamento del governo che emana una legge e poi in 2 mesi cambia idea per correggere e viene incontro a quelle che sono le esigenze del PMI. Scusate se può. Abbiamo emanato questo decreto in un periodo emergenza, i decreti attuativi sono stati emanati in pochissimo tempo con personale ridotto, con enormi difficoltà operative. Riguardo che le difficoltà non sono solo qui, diciamo così, tra virgolette, sono giorni incapaci, sono dappertutto. E quindi veramente stiamo lavorando con enormi difficoltà. Nonostante questo abbiamo fatto gli attuativi molto velocemente. Quindi anche in questo caso posso sicuramente confermare che l'intenzione è assoluta quella di prorogare uno strumento su cui abbiamo messo pesantemente la faccia, 2 ministri più il Presidente del Consiglio, quindi lo allungheremo e anche lo allargheremo. Quanto dipenderà da quanti soldi riusciamo a recepire, recuperare dall'Unione Europea il più velocemente possibile. Mi tolgo un piccolo sassolino. Quelli che parlo, una fetta di quelli che parlano male del super bonus, diciamo solo chiaro, è perché elimina il nero. Noi eliminiamo tutto il nero stimato in 60 miliardi. E questo perché lo dico? Perché con quei 60 miliardi di recupero fiscale li utilizzeremo o per abbassare la tassazione generale o per nuovi investimenti, quindi per allargare poi ulteriormente il bonus, eccetera, eccetera. Però all'interno di questo punto di questo siamo tutti locali, io sono di Treviso, insomma, quindi so come funziona anche il mercato locale, il nero finora ha sempre funzionato, sappiamo perfettamente che c'è un nero di sussistenza, però non nascondiamoci dietro una foglia di fico, c'è anche tanto nero proprio, e quindi con questo noi andiamo. Per quanto riguarda la questione della zona A, se ho capito bene, diciamo, quello che spiegavo prima non avevo più usato, cioè esiste la possibilità di eliminare il vincolo degli interventi drenanti se abbiamo dei problemi tipo, cioè,
possibile anche perché la facciata dell'edificio è una facciata di pregio, ha delle caratteristiche che rendono una porta quantomeno esterno non aperto. E quindi è possibile comunque fare tutti gli altri interventi senza avere l'obbligo del decreto. Quello che però rimane, e rimane perché c'è un senso che rimanga, è sempre il vincolo delle frequenze energetiche. Quindi in un edificio vincolato dove l'amministrazione comunale non permette l'utilizzo di isolamenti all'esterno, deve essere valutato diciamo in maniera specifica, quindi occorre capire che tipo di interventi possono essere fatti. Non abbiamo più il vincolo dei drenati, possiamo fare anche tranquillamente i drenati senza che sia importante, sempre rispetto naturalmente della regolamentazione comunale in quella zona, abbiamo sempre piccole regolazioni, quindi bisogna valutare il caso per caso. Se ho risposto alla domanda. Assolutamente così, questa è una cosa che io non avevo inserito nel slide perché ero essenzialmente concentrato sul 110, però è assolutamente così, quindi tutte le altre, gli altri interventi che normalmente vengono realizzati con 550 possono essere fatti con lo sconto in fattura e l'accessore. Buonasera, avete trattato benissimo il discorso dell'eco bonus. Io volevo chiedere qualcosa di più per quanto riguarda il sisma bonus, nel senso, nelle fattispecie, mi trovo un immobile con i muri pericolanti, quanto è poi una massimale di spesa che poi mi entro nel sisma bonus? Yeah.
Allora scusate, ma faremo sintesi delle domande e diamo poi la chiusura. La prima è la domanda semplice, è quella sulla scordata. Sul massimale del sisma bonus. E assolutamente sì, come diceva prima l'onorevole Girotto, se avete delle abitazioni che hanno la necessità, sicuramente questa è un'ottima opportunità perché possono essere sommati rispetto all'eco bonus. L'unica cosa è che voi sapete che dovete essere almeno in zona sismica 3, cioè delle 4 zone sismiche su cui è divisa sostanzialmente il territorio italiano, hanno diritto al super bonus, prima di la zona 64 no. E quindi bisogna valutare con la mappa del territorio della mappa sismica in quale zona sismica. Per quanto riguarda la domanda delle responsabilità, allora, qui le responsabilità secondo me sono abbastanza chiare, nel senso che premesso che occorre capire come verranno fatti i controlli, visto che ovviamente è tutto nuovo, quindi siamo in un territorio esplorato, no? Per cui bisognerà attendere e capire a che livello verranno fatti i controlli. Consideri che i progettisti, quindi i progettisti e gli asseveratori, quindi chi fa il progetto, chi assevera la congruità dei costi, chi assevera la documentazione tecnica, quindi il rispetto dei requisiti, come dicevo prima, quando si fanno delle attività, tutte le attività in ecobonus hanno la necessità di avere hanno dei limiti, ad esempio il cappotto, cioè la parete comprensiva del cappotto, deve avere una trasmittanza termica finale che deve stare sotto determinati limiti indicati in una porta. Quindi il progettista che cosa deve fare? Deve andare a capire se, per esempio, la qualità del materiale, lo spessore, l'applicazione riescono a garantire quel tipo di limiti e di punto, diciamo, rientra all'interno delle tabelle. I progettisti, gli asseveratori, diciamo, elaborano le APE, sono tutti coperti da polizze professionali. Devono essere coperti da polizze professionali. Considerate che normalmente un professionista lo è per legge. In questo caso, nel decreto, è richiesta una polizza professionale adeguata, per esempio agli interventi che devono essere asseverati, e quindi diciamo, questo obbligo è nato proprio per venire incontro a cose di questo tipo, cioè se il professionista sbaglia in buona fede, c'è comunque una polizza professionale che andrà a coprire l'intervento proprio completo, okay? Così almeno è indicato nel testo. È ovvio che questo rientra nel momento in cui c'è la quarantena. Io ribadisco ancora questo concetto, ci deve sempre essere quanto meno la quarantena. L'errore umano ci sta, perché siamo tutte persone, non siamo una volta, ci deve essere la quarantena. Se ovviamente non c'è la quarantena, allora il discorso è un discorso. E la terza domanda è l'unica cosa appunto massimale per il sisma bonus è 96. E la terza domanda non la ricordo. Sì, assolutamente sì, sono due proprietari distinti, quindi come avete detto, assolutamente sì, non c'è problema. Dobbiamo solo capire come sono strutturati gli ingressi, se quello deve essere considerato un condominio, se possono essere considerate due unità abitative indipendenti, perché poi questo cambia il modo con cui si possono applicare gli interventi trainanti piuttosto che trainanti. Detto questo, assolutamente sì. Tenete presente che
ripeto, una persona può portare in detrazione interventi al 110% su due unità immobiliari, quindi sulla prima e sulla seconda. No, cioè la cosa è stata fatta proprio per il condominio, perché cosa succede? No, succedeva che uno ha una seconda casa in un appartamento in un condominio e la prima versione della norma impediva al proprietario di questo appartamento di poter accedere al 110. Ma essendo un condominio, l'assemblea magari deliberava diciamo il rifacimento delle parti comuni, il contraccolto delle parti comuni, e quindi nasceva il problema di dover dire sì, io lo devo fare perché il condominio me lo impone, ma non posso portarlo in detrazione perché è una seconda casa. Per ovviare questo problema è stata data anche, cioè questo e magari anche altri, a me viene in mente questo, è stata data questa possibilità. Allora, grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie ancora ai relatori e vi chiedo un applauso, un sostegno. Comprando qualcosa o cambiando, come diceva, anche tipologia di fornitore o banca o assicurazione, c'è una RTA specifica per il gas, quindi come gruppo d'acquisto solidale di Sarego ci impegneremo a studiare di più. Grazie a tutti ancora, grazie al senatore.